plaisir immense pour moi. Ça fait quelques années qu'on ne s'était pas retrouvés. C'est Laura Pausini qui est avec nous. Bonjour Laura. Bonjour Henri, comment ça va? Comment stai? Tutto bene? Benissimo. Fantastique. Quand je suis avec toi, tout va bien. Ah, j'adore. Mais j'adore C'est parce gentil. que vous, tout mi Dimmelo in italiano, va bene. tu hai fatto un'intervista con me qualche anno fa e mi hai detto una cosa che mi ha veramente scioccato, shock. Cioè, Wow, che cos'è? Che cosa ti ho detto? tu hai detto che hai preferito fare l'intervista con me che con Julia Roberts, che era lì, ma sei venuto da me. Mais j'adore, mais j'adore! Lo sai che ti amo. Allez, cominciamo. Cosa rappresenta per te Sofia Loren, Laura? Ma hai visto, la prima cosa che avrai visto quando mi hai fatto la domanda è un sorriso. Sofia, io sono ovviamente come italiana, tutti amiamo Sofia. È un'icona mondiale del cinema italiano, ma non è solo questo. Il motivo per il quale sorrido è che lei è una bella italiana, non bella con la sua faccia, che è bellissima, ma è un'italiana che non ha mai fatto parlare male della nostra terra. Al contrario, ogni volta che lei è andata fuori con i suoi film e con le sue interviste, ha portato onore all'Italia, perché nei suoi film ha sempre interpretato delle donne forti e dolci, coraggiose e romantiche, e ha sempre lasciato un messaggio, per il quale poi abbiamo potuto riflettere tutti, e anche questa volta è così. Ecco perché io mi sento molto onorata di far parte di questo film, perché il messaggio di questo film è molto importante in questo periodo storico specialmente. Qual è il tuo migliore ricordo con lei? Il suo 80° compleanno? Sì, è uno dei miei ricordi con lei. Questo è stato alcuni anni fa alla Città del Messico, perché lei era lì e abbiamo cantato, mangiato la torta, è stata molto carina. Sofia vive a Ginevra. Qual è il tuo miglior ricordo della Svizzera? Ma allora, io non so se ti ricordi, Henri, io te l'ho già detto quella volta che ci siamo incontrati, ma una parte della mia famiglia è cresciuta e ha vissuto e vive ancora in Svizzera. E ora, prima erano tutti a Schaffhausen e dopo alcuni sono andati a Berna, vivono in tante città della Svizzera. Quindi io ogni volta che canto lì penso alla prima volta che sono venuta in Svizzera. E ero piccola e mi hanno portato nel lago di Ginevra a vedere i cigni. Era un momento incredibile della mia vita perché i miei genitori fanno un mestiere molto diverso. Mia mamma è insegnante di scuola e mio papà canta e suona nel piano bar. Quindi, quando c'erano le vacanze della scuola, noi non andavamo in vacanze insieme. E perché mio babbo lavorava sempre. E quella è stata la prima volta che i miei genitori hanno deciso di non mandarci a scuola per 10 giorni e andare via solo noi quattro tutti insieme, io, mio babbo, mia mamma e mia sorella Silvia. Quindi ho un ricordo ancora più speciale della Svizzera. Già la amo, ma questo Ok, riguarda un'emozione grande. parliamo di te. Quando vedremo Laura un'attrice in un film? Ma c'è pas possible. No, 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 no. J'adore le cinéma, mais je suis enchanteuse. No, 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 Ok, so, puoi dirmi qualcosa in francese per i tuoi fan di lingua no. francese? Oui, mais bien sûr. Alors, je ne peux pas attendre Ouais. le retour en France, en Suisse, pour chanter pour vous. Parce que vous me manquez.
C'è adorabile. Posso chiederti un regalino per finire, soltanto per me? Sì, va bene. Puoi cantarmi 10 secondi? Di quale? Non lo so io che destino è il tuo. Ti piace? Laura, ti amo, lo sai. Merci, Henri. Ok, Laura, J'adore. Oui. saluta la mamma e Paolo per me. Grazie, Henri. Grazie J'espero a bientôt. A bientôt, oui. Ci vediamo presto. No, non può essere differentemente. Dobbiamo essere positivi, ottimisti, tutti ottimisti. Tu hai Ci vediamo ragione. presto. A bientôt, avec beaucoup de plaisir et de bisous C'est pour toi génial. et pour tous. Baci Laura, alla Au prossima revoir, volta. arrivederci. Ciao ciao. Ciao, bello.